Allora, che sono i consiglieri? Il consigliere comunale che è Riccardo Di Gregorio, che ci ha ospitato in una serata bellissima che è il 16 agosto. Si porta anche il nome, sì. E di Fondazione Comunista, così però mi metto un po' in difficoltà perché poi ci sta il consigliere Raffaele Felice, che ci ha accompagnato al calcio di Chieri, che invece è del PDL. Poi volevo ringraziare anche le camere penali con le quali abbiamo fatto due ben due tavoli, anche piuttosto ben riusciti, e il tribunale e il notaio Giunta, che ci hanno dedicato la prima volta, non l'hanno messo tutto assolutamente anche dopo gratuito. Poi vedo che anche Massimo Pastore, Giorgio Consigli, è stato già nominato, poi c'è il consigliere comunale Montesimano, Stefania Vincola. E poi c'è il consigliere comunale dell'Aquila Gianni Paduani del PSI che ci ha accompagnati in galera. Siamo stati una giornata in 41 bis. E poi in particolare una persona, ultima ma non ultima, è Gianni Natale di Popoli, che è quello in assoluto mi ha fatto pervenire il pacchetto di impeccabile e con tutte le certificazioni, tutto a posto, per un vecchio storico militante radicale, si vede recuperato quest'anno e speriamo di riuscire a coinvolgerlo nelle nostre cose. Questo volevo dire. Grazie Lina. È iscritto a parlare Alberto.
Il mio approccio al Partito Radicale risale, d'altra parte, proprio qui i primi tempi parlamentari, io non ho l'età per aver vissuto la prima fase del partito, però la seconda me la ricordo benissimo, e mi ricordo benissimo tutto l'entusiasmo che mi è suscitato. E d'altronde anche oggi, con gli occhi del poi, trovo che si sia trattato di un'esperienza interessante, che però si è fermata qui. Perché sono ingeneroso se affermo che la spinta rivoluzionaria del Partito Radicale si è fermata al successo del referendum sull'aborto e che da lì poi una tattica pannelliana ben precisa ma non lungimirante ha condannato il partito a un'agonia che è ancora sotto gli occhi di tutti coloro che si ricordano delle linee guida fondanti e che le vedono oggi così miseramente disattese. Che tutte le personalità autenticamente liberali ne siano prima o poi uscite oppure indotte ad uscire da un'entità che ha perso man mano aderenza alle sue origini e si è trasformata in una sorta di patriarcato liberale in cui la democrazia interna non esiste, per esempio c'è un obiettivo, non esistono cariche elettive. È possibile, ma anche soltanto concepibile, che quando si parla di radicali in Italia non si sappia a cosa si riferisce? Qual è l'organizzazione di riferimento? Il PRNT è un'organizzazione governativa. I radicali italiani che per statuto, essendosi dichiarati aderenti al PRNT, hanno stabilito di non esistere come partito e di non partecipare col proprio nome alle elezioni politiche. La lista Pannella, che è l'unico partito registrato e abilitato a conoscere, a concorrere alle elezioni politiche, ma di cui non si conoscono i componenti. Il presidente, gli organi costituenti, di cui non si conosce il bilancio, ma che pure percepisce rimborsi elettorali che combatte politicamente da sempre. Oppure cos'altro? Radio Radicale? Di chi è Radio Radicale, tra l'altro? Che percepisce i finanziamenti statali per un servizio pubblico che fornisce, frammentato per lo più, un servizio privato del partito che non c'è. O la nuova invenzione che è la lista AGL creata da oggi a domani per iniziativa del grande capo che ha spiazzato a suo tempo anche i collaboratori più stretti, costretti a mettere in moto un meccanismo elettorale in 10 giorni con i risultati che sono evidentemente agli occhi di tutti. L'unico risultato vero, non abbastanza evidenziato, non auspicabile di questa ultima invenzione è stata l'ulteriore frammentazione delle poche forze radicali sul territorio che ha portato alla formazione dei gruppi in concorrenza uno con l'altro, quelli di più stretta osservanza pannelliana in contrapposizione ai cosiddetti dissidenti che reclamano maggiore democrazia e libertà d'azione. Cosa che abbiamo avuto modo di sperimentare anche qui in Abruzzo, in cui le poche decine di simpatizzanti si sono ulteriormente scisse nelle due associazioni parallele di Radicali Abruzzo e AGL Terra. E sentiamo proprio la mancanza di un'ulteriore associazione radicale proposta dalla privata. E poi ci lamentiamo degli scarsi risultati elettorali. Ma com'è possibile non vedere quando il Partito Radicale sia scaduto agli occhi dell'elettorato a causa, della sua politica ondivaga, delle sue scelte prese di posizioni discutibili, per aver voluto pervicacemente aderire ad una concezione machiavellica del fine che giustifica i mezzi, finendo per tenere preda dei propri stessi tatticismi della Prima Repubblica, tanto condannata, ma per la quale non si è fatto scrupolo di utilizzare gli stessi metodi. Questi giorni passati sulle strade, a dirla vero, molto più dei miei compagni di Radicali Abruzzo, che da me in prima persona, non so se hanno sortito il risultato di aver raggiunto il numero di firme necessarie a presentare i 12 referenti. Un segnale chiaro e forte, comunque sia, ce lo hanno dato, ed è che i cittadini sono sensibili ai temi da sempre proposto dai radicali. Paradossalmente, mi sento di affermare che per molti versi il cittadino italiano è molto più radicale dei radicali stessi, e che sono i radicali che in realtà da molti anni a non svolgere più il compito per il quale si sono costituiti. E l'essere stati scavalcati sui propri cavalli battaglia dal Movimento 5 Stelle è sintomatico dal mio punto di vista. E quindi noi abbiamo sbagliato. Io qualche idea ce l'ho, non rispondo,
esempio lampante di tatticismo da Prima Repubblica che non ha dato i risultati sperati in termini di visibilità, e sono quelli a cui Pannella tiene di più e ai quali ha sacrificato da tempo, anche per modo di vedere, la sua credibilità di uomo politico. Ma l'errore più importante è stato quello di non aver salvaguardato la democrazia interna del partito, permettendo di conseguenza a più cocciuto di tutti, se preferisse un piede, di fare il bello e il cattivo tempo, di bypassare qualunque struttura elettiva e di imporre sempre e comunque il suo punto di vista, di avergli permesso di creare una struttura in cui il proprietario si è pur non rivestendo carne. Cosa c'è di diverso in questo modo di gestire il partito? Infatti non c'è più un partito. Da quanto ha fatto Di Pietro con il suo, di quanto sta facendo per Casaleggio, per il Movimento 5 Stelle, di quanto fece, sia pure con i doverosi distinguo, lo stesso Mussolini del suo partito del Fascio. E non meno importante è stato sacrificare la propria identità sull'altare dell'opportunismo che ha portato di volta in volta ad assumere posizioni, risultati incomprensibili al cittadino comune. Lo hanno confuso e in definitiva allontanato da un partito che pure rappresentava inizialmente un punto di riferimento, buttandolo in braccio letteralmente ad altre formazioni politiche. E non venite a dire che il partito non deve essere schiavo, ma semmai riferimento dei propri elettori. Per essere riferimento, il punto fermo deve essere la coerenza. E se questa manca, come si pretende che le proprie posizioni siano condivise da qualcuno che ogni giorno deve registrare voltafacce incomprensibili, se non nell'ottica delle convenienze politiche al momento? E questo è stato, a mio avviso, il più grave errore, la più grave leggerezza del pannello uomo politico. Il quale d'altronde è sempre stato così, in avanzata non può certamente essere migliorato da Orso Abruzzi, se vuole, mi piace dire affettuosamente. E infatti se colpe sono da debitare, lo sono certamente, a chi ha permesso e continua a permettere questo genere di gestione satrapesca, di cui quel che resta del Partito Radicale oggi si dibatte. Ed è da questa situazione che il partito deve uscire, tornando a ricostituirsi in partito, tornando a dotarlo di un programma chiaro e a linee guida chiare, inequivocabili, rinunciando ad alleanze facili e convenienti, in cambio di una maggiore trasparenza e comprensibilità. Tutto questo non può che dare al nuovo Partito Radicale un'immagine di sé presso i cittadini più chiara e sicura e inequivocabile. Quell'immagine dei cittadini, l'abbiamo visto proprio sulla strada, ci riprovano di non avere più, ci riprovano di essere banderuole votate alla convenienza del momento. Voi questa cosa l'avete avvertita, io molto. Tutto ciò non potrà che trasmutarsi in un maggiore consenso, come già avvenne negli anni Ruggeri, a condizione che noi stessi crediamo alla bontà degli ideali di cui ci facciamo portavoce. Se così non fosse, che motivo avrebbe stato politico? Poi, ricreando la democrazia interna, per noi che ne siamo autori e che insistiamo a dichiararci laici e liberali, importa tanto la validità del pensiero, quanto che sia democraticamente scelto e perseguito, non ci sarebbe differenza tra noi e il fascismo, se così non fosse. Se Pannella otterrà la maggioranza in un congresso democraticamente convocato di un ricostituito partito radicale, si assuma la responsabilità di guidarlo, altrimenti si faccia da parte e lascia la guida a chi sarà stato liberamente eletto. E se dico queste cose durante il congresso di un'organizzazione periferica, neanche tanto riconosciuta dalla direzione di un movimento che non esiste, e di cui non si sa chi stabilisce e persegue le strategie, e che per lo più neanche qua si sa della nostra esistenza, tanto abituato da troppo tempo ad essere autoreferenziale, e perché penso che proprio dalla periferia, da quel popolo italiano fatto di piccole realtà sconnesse l'una dall'altra, forse anche ad arte, in virtù di quel vecchio detto che recita divide ed impera,
È proprio dalla periferia che deve venire la risposta degli ideali radicali ai quali tutti noi crediamo. Dicevo che proprio dalla realtà locale deve venire la risposta dell'ideale radicale in quale tutti noi crediamo, sanciti poi lontano 1956, ancora validi oggi. Come possiamo fare? Magari intervenendo al prossimo congresso di radicali italiani, associazione per associazione, proponendo la mozione di scioglimento del Partito Transnazionale, convocando l'assemblea costitutiva del nuovo partito radicale. Per esempio, ce ne sono altre, queste sono forze iniziali, non posso tenere una conferenza qui. Ma su queste cose, se condivise, possiamo lavorare. Approfitto infatti di questa occasione per invitare alla riflessione su questi pochi punti di vista, e da qui far partire una discussione, se ritenete che ci sia interesse a farlo, e magari alla fine la pace che ritorniamo anche a fare il partito. Grazie. Certamente per un attimo, ossia mi sono dimenticato prima di dirlo, mi ha ispirato l'Ambrosio. Cioè, non ripropongo ovviamente la mia candidatura segretario. E poi ricordare una cosa a cui tengo moltissimo, perché fu un convegno che facemmo insieme, io e dell'università di Teramo, e si chiamava Giustizia e Dintorni, dove partecipò oltre a Eugenio Salmo, a mia compiante, che è un cliente sollario dell'appello, che ha idee che non collimano spesso con le idee dell'associazione o della categoria a cui fa parte. Suggerirei di andarlo a sentire, perché fu trasmesso a lei per la radio di Cacchio. Grazie. Grazie. Poche idee e confuse, perché non c'è niente di preparato, ma le sollecitazioni che sono arrivate sono tante, intanto riempiamo questo buco con qualche pensiero che spero. Ringraziamenti e storie del passato hanno fatto tanto, che eviterei, se non per la gioia di aver visto finalmente un'associazione che si è trovata anche sul fare, perché noi negli anni abbiamo chiacchierato tanto e forse in questi mesi di periodo di raccolta firme del calendario ho capito una cosa che non avevo visto in un comitato, e cioè che spingeva la necessità di fare qualche cosa per evitare che ci si continuasse a parlare addosso facendosi un gran male e non producendo niente. Questo a me, che sono, se vogliamo, radicale dal punto di vista attivo dell'ultima ora, perché i miei 4-5 anni sono nulla rispetto a lunghissime militanze o cose, mi ha portato da una parte a scoprire il fascino del stare sulla strada, che è una cosa che io avevo sempre fatto per dovere con pochissimo piacere personale. Invece ho scoperto che quando si riesce a entrare in empatia con le persone che vengono per filmarti, è una cosa che è molto faticosa, perché poi quest'anno la raccolta, voi lo sapete, era relativamente complessa, ma è anche interessante perché ti trovi a contatto con mille persone, le più diverse, le più disparate. E soprattutto ho percepito dopo tanto tempo la sensazione che l'elettore, il cittadino, riconosce al movimento radicale forse quello che lo stesso movimento radicale non si riconosce più di se stesso. Cioè, è più la considerazione
che gli altri diranno di noi quella che talvolta noi dimostriamo avere di noi stessi. E questa è una cosa che ho avvertito in più di un'occasione, in più di una situazione che sia stata Montesimano piuttosto che Popoli, quelle poche occasioni nelle quali io sono riuscito a mettermi a tavolino a fare il lavoro di guida. E questo è stato un testo aperto. Da questo punto di vista mi conforta il fatto che la brutta esperienza del periodo politico della presentazione delle elezioni con la GM, in cui la sensazione di essere diverso da tutti e di essere diverso anche in casa mia, se vogliamo, ha subito questa, la ricomposizione di questa fattura, perché cavolo, in giro c'è gente che capisce il perché esisti, si ricorda, spesso non ti capisce al volo, però ti riconosce un merito rispetto almeno un'impostazione che poi magari strategicamente o tatticamente ritengo di non darti il voto, è altro rispetto al fatto che comunque c'è un pensiero che viene rispettato in generale. E questo è stata una bella sensazione. Questo è l'aspetto positivo. Dal tempo stesso non posso non ricordarmi che l'ultimo, direi, anno e mezzo di vita radicale, e io quando parlo di vita radicale la parlo sia locale sia nazionale, è un anno e mezzo in cui, se non fosse stata per queste due belle iniziative che sono state referendum e raccolta firma per la donazia, il movimento si sarebbe contraddistinto per una interiorizzazione totale, guardare soltanto a se stessi, alle sue idee interne, l'incapacità di portare il proprio pensiero all'esterno. Quante volte mi sono e mi sento di chiedere, ma i radicali che pensano della situazione economica, ma i radicali cosa farebbero per questo, i radicali cosa farebbero per quello? E non esistevano posizioni, non esistono su alcune idee posizioni che non siano individuali, che non siano riesumati da una storia che comunque è felice, perché intuizioni e prese di posizione di anni, forse anche decenni fa, oggi arrivano al nodo per essere le soluzioni che sono state prospettate, ad esempio, dal governo Monti. Ma c'è una grande colpa: nessuno ha detto benvenuti signori, siete arrivati a quello che noi dicevamo 10 anni fa. Questo succede, non è forse questo il luogo, ma vuol dire, il movimento è tutto abbarbicato su se stesso in una scissione, e qui sono d'accordo con Alberto D'Ambrosio su questa specie di continua competizione fra ortodossi e non ortodossi, seguaci e non seguaci, dicendo che non ha ragione di essere, perché credo che l'elemento che ci unisce è pensare in un certo modo lo Stato, la politica, il rapporto tra i cittadini, e non la persona che è uno strumento per ottenere quel risultato. Anzi, la persona dovrebbe essere un'organizzazione. Anche la raccolta referendaria è la dimostrazione che l'organizzazione è fondamentale. Non si raccolgono 500.000, ma neanche 400.000 firme se sei da solo. Sarebbe stato molto più semplice raggiungere 500.000 firme se i signori che nell'ambito del movimento radicale hanno un'esperienza che io non avevo ci avessero detto subito alcune cose precise, che invece sono date per scontate, ma scontate non sono a me che vado a fare il cavolo la prima volta, o Pina che probabilmente si trova nella stessa situazione. Dei due pacchi di moduli non fate mai che non siano gli stessi nominativi sui due moduli, meglio perdere un rigo ma avere i moduli che sono perfettamente paralleli. L'ho imparato troppo tardi e poi mi sono trovato incasinato insieme con i compagni a rimettere insieme le certificazioni. Qualche parolina detta prima, perché l'esperienza si passa. Poi ci troviamo a dibattere sistematicamente della storia dell'Europa, del Partito Radicale, via dicendo, dal 1815 a oggi, però tutto il resto è dato per scontato, come se uno dovesse sapere. In Abruzzo i radicali storici qualcuno l'abbiamo recuperato, e infatti è stato molto bravo a Popoli a preparare tutto perfetto, ma se ci avessero detto esattamente delle istruzioni, oltre che a come si vive, vi diremmo anche il trucco, sarebbe stato tutto molto più facile. Se la segnalazione che
dei detenuti della casa circondariale dell'Aquila avevano piacere di firmare fosse stata passata in una maniera tranquilla e non appresa attraverso la trasmissione telefonica o la trasmissione radiofonica, forse si andava prima e forse si faceva meglio, ma l'informazione arriva, è stato fatto benissimo, sono d'accordo, ma è stato fatto in emergenza, all'ultimo momento, sacrificando la sistemazione dei moduli al fare qualche cosa che fosse simbolico piuttosto che funzionale. In quella sera in cui c'è stata quella trasmissione, noi stavamo sistemando, in quell'occasione c'erano anch'io, i moduli, e ci siamo chiesti se conveniva perdere una giornata per fare un atto simbolico o perdere o lavorare una giornata a sistemare i moduli e farli arrivare a Roma un giorno prima. Se chi riceveva le segnalazioni a Roma di queste richieste, che a noi non sono arrivate perché i contatti c'erano altri, avessero immediatamente passato sul territorio di informazione, il lavoro di gruppo avrebbe fatto gol prima. Lo ha fatto lo stesso, ma è stata una cosa intorno a Cesarini, non ho ritraccio, la psicologia è quella. Allora, o si lavora tutti insieme rispetto a un obiettivo, oppure stiamo parlando di piccole realtà locali che fanno riferimento a una piccola realtà nazionale, ognuno fa quel che pare. D'altra parte mi sono sentito dire che l'attività politica prima si fa e poi si comunica il comitato nazionale, sarei convinto che invece l'attività politica prima si decide il comitato e poi si fa, ma queste sono visioni diverse evidentemente della situazione. È successo in comitato, è successo sulla mailing list, che antichi grandi signori a cui vogliamo tanto bene per la loro storia nell'ambito del movimento radicale, ti pontifi quando non hanno elementi per dirti che hai torto e ti devono, che non ti vogliono dare ragione, ti dicono che tu prima fai e poi vieni messo alla, lo vai a dire che l'hai fatto. E su questo il fatto sono d'accordo. E quindi sì, questo insomma, anche lì avvengono alcune discussioni, no? appena vivaci in qualche modo, no? Soprattutto nell'ultimo anno, io qualcuno di voi sa che in quest'anno ho avuto questo onore di essere il comitato nazionale per adesso come auditorio, che non ho mai ritenuto di prendere la parola perché volevo capire un po' le geografie, le geografie di come stavano le situazioni. Ci sono le geografie anche in assolutamente sì, siamo assolutamente esistono le geografie anche lì, e quando volevo prendere la parola una sera mi sono trovato a chiacchierare con il presidente del comitato dell'anno scorso, Giulia Sini, la quale mi dice: ma mi sembra che tu stia un po' incazzato. Dice: sì, sto un po' incazzato. Dice: dillo, ho paura di dire troppo, ma guardate, ma quando io sono incazzato io non parlo, hai ragione, facciamoci fare. No, perché poi alla fine uno se stiamo dentro, io sono dell'idea che uno è dentro e fa le cose da dentro, o è fuori e rompe da fuori. No, se sto dentro devo costruire. Per costruire magari devo togliere un mattone, ma poi ce ne devo mettere due, altrimenti le cose non funzionano. Allora, se sto dentro vado avanti cercando di costruire dall'interno. Allora, quando sto dopo mi nervosivo è bene che faccio i fatti miei, altrimenti vado oltre il senso. Alberto, alcuni tuoi discorsi mi convincono, altri no. Il primo è quello che ognuno ha il ruolo e gli altri nascono. Io sono d'accordo con te che Marco Pannella è un personaggio importante. Sono anche convinto che sia una persona di spessore politico forse unico in Italia, nel suo mondo, perché ce ne sono altri che l'hanno avuto. Sono anche convinto che lui sarà Marco Pannella fin quando non ci sarà una persona, un gruppo di persone capaci di convincerlo, non violentemente ma con il fare, che può lasciare il suo posto. Lo sto detto, Scusami, no, però io per questo vado sempre a ribadirlo, perché gli spazi, se si dicono, poi non è che vengono occupati per forza, voglio dire. Poi possiamo discutere del per quale motivo nell'ambito della storia del centro radicale ci sia ogni volta che c'è stata qualche personalità un po' di maggior rilievo, alla fine si è trovato di fronte al dubbio se restare in secondo piano o andarsene. Ma
quello è un altro discorso che vedo, perché quando me ne anche superato dai fatti, anche superato poi dalle personalità di queste persone che forse sono state ben pesate quando sono state messe di fronte alla scelta di stare o andare, no? Perché poi voglio dire, tutti questi geni in giro contano di meno, ci sono persone che hanno fatto bene, ma forse anche perché c'era un'ottima, un ottimo guidatore del carro, no? E quando poi hanno tentato di guidare poi potrebbe rischio di andarsi. Però non ho certezza in questo, tanto sta la situazione è questa. Un'altra cosa che ti devo dire, Alberto, è che la critica non può prescindere dalla coscienza. Allora, se è vero che la lista Pannella è un oggetto oscuro a chi non c'è dentro, è anche vero che il suo bilancio è pubblicato sulla gazzetta ufficiale. E se lo volete io ce l'ho, perché queste, le mie ferie di quest'estate sono state scaricate documenti di tipo economico-finanziario del mondo radicale, e il fascicolo e il numero di pagine più alto che esista sulla gazzetta ufficiale italiana rispetto ai bilanci dei partiti. Cioè il partito, se vogliamo che conta di meno rispetto alla numerosità, è quello che presenta, mi sembra, 220 pagine di documento contabile relazionando ciò bilancio con gli allegati che sono le partecipate e controllate da parte della lista Pannella. Qui possiamo aprire tutte le discussioni che volete, le ho scaricate, non ho studiato così a fondo da poterlo fare. La lista Pannella è un organismo politico, io mi sono fatto questa idea che negli anni, cioè, o meglio, il movimento radicale che poi è andato a confluire da quel punto di vista nella lista Pannella è uno strumento, è un movimento che si è dotato anche di strumenti economici per fare la propria attività, il che non lo trovo difficile, che sono stati anche formidabili strumenti, che hanno, è un'idea che mi sono fatto, anche di Bertolelli, non di certi personaggi che ancora compaiono, hanno goduto di un successo anche perché hanno avuto come motori, come promotori, come gestori dei fior fior di signori che oggi hanno importanti incarichi di tipo economico piuttosto che politico in ruoli di tutto rispetto, e che sapevano che cosa stavano facendo. Radio Italia, Guardia Digitale e via dicendo, avevano alle spalle tanta testa. Se vogliamo dovremmo chiederci per quale motivo oggi non c'è più nulla di questo, perché non nascono le nuove cose, perché un'avanguardia digitale oggi è retroguardia digitale da un punto di vista della comunicazione, ma non mi sento di accusare quella situazione se non per il fatto che amerei avere un sito che si chiama Lista Marco Pannella in cui senza impazzirmi trovo il bilancio, trovo gli scritti, trovo il regolamento, cose che non riesco a trovare. Questa è l'unica critica che posso fare a tutto questo. Era uno strumento per fare politica. Poi, se Marco decide di fare la lista FDR e in 10, 100, 10.000 al solo indiano partiamo e andiamo a cercare firme, vuol dire che il suo carisma, la sua leadership è capace di questo miracolo. Quando non ce l'avrà, i compagni, qui c'è, ci sono Eleonora e che vengono dal testo, non è colpa nostra, non abbiamo vissuto noi, non c'è l'altro. I compagni che vengono dal Veneto hanno anche loro avuto i loro problemi in certe situazioni e hanno avuto, a mio avviso, il coraggio, il termine vero, non lo diciamo perché magari qualcuno si sente scrivere una mail in cui dicevano: cari signori, i tempi sono passati, oramai non si raccolgono più le firme per la presentazione delle elezioni. Noto oggi come allora che loro lo hanno fatto, dopo di loro lo hanno fatto i compagni, non so quale associazione milanese, loro sono stati crocifissi, i compagni milanesi hanno fatto anche le regionali. E poi questo dipende forse da quali uomini stanno in quali posti, no? A questo punto, no? Perché la presa di posizione l'ho vista prima in Veneto e poi ho visto però che il partito si è speso per una candidatura alle regionali e comunali, dicendo a Milano e non nel Veneto.
Questo, ma questo stiamo parlando della politica, non, qui non da. Vabbè, non posso ribattere qualcosa. Ma cos'è? Per il resto, sinceramente sono abbastanza infastidito, stufo, scocciato di parlare di politica al passato. Probabilmente Mario Pannunzio era bravissimo ragazzo, ma se voglio coinvolgere un ventenne, un diciottenne, non posso fargli un esame di storia della politica. Io mi sono trovato in comitato a scoprire le motivazioni del transnazionale, perché Emma ci ha fatto una spiega in un comitato, e io ho pensato, bello, quindi non ci vuole il tesseramento, ci vuole l'esame di ammissione. No? Perché tu non puoi fare la ricarica se non hai 50 anni di conoscenza della storia. Questo lo può assolutamente impossibile. No? Io devo essere capace di inviare un messaggio di quello che penso oggi per l'oggi e per il domani. Se io continuo a guardare, è chiaro che lo sguardo del futuro lo faccio attraverso un'analisi che mi viene da una storia, ma se io non comunico quello che è il futuro che io penso e mi rivolgo sempre al passato, il futuro di domani è sostanzialmente diverso dal passato. In questi ultimi 50 anni c'è stata un'accelerazione nei rapporti sociali, la possibilità di avere rapporti, nei sistemi di controllo, nelle possibili organizzazioni dello Stato, che non possono essere tutti analizzati secondo schemi del passato, o meglio, i principi fondanti sì, ma li dobbiamo manifestare all'oggi. E per questo che facciamo? Parliamo a livello locale, delle sentinelle di legalità le vogliamo mettere nei consigli di quartiere, nei comuni, nelle province, o continuiamo a fare i puri dall'esterno che non si mischiano con l'immondizia della politica, ma facciamo politica o ci piace fare il commento negativo a quello che fanno gli altri? Io vorrei fare politica. Per fare politica devo stare dentro il palazzo con un approccio diverso, possibilmente con l'approccio di quello che vuole che vengono rispettate le regole, che quando c'è una regola che non mi piace gioco a romperla, a demolirla, a far scoprire tutte le volte che viene maltrattata perché è una regola ingestibile, ma rispettandola fino all'ultimo momento. Altrimenti, cito qualcuno, non siamo radicali, no? Se non andiamo alla radice del problema, come dice Paolo, non siamo radicali. Allora io vorrei che da qui venisse fuori una prospettiva sia locale che nazionale. Io penso di essere uno dei 50-1% che hanno votato al Congresso dei Paesi Italiani contro l'inserimento del famoso modifica di statuto che inibiva la presentazione delle elezioni. Sono anche uno dei pochi in assoluto che ha votato contro la modifica dello statuto delle Paesi Italiani che ha previsto il controllo politico dei revisori dei conti sul finanziamento del movimento della Lombardia, e sarei dell'idea, se c'è un minimo di accordo, di presentare una mozione per abolire la congresso del Paese. Andando a braccio sono passato la riva italiani, a novembre ci sarà il congresso, che facciamo? Esistiamo come gruppo, come associazione, come insieme di associazioni? Penso adesso l'ha detto prima. Io vedrei molto volentieri una rete di associazioni del territorio che arriva presso gli arrivati italiani portando delle proposte, dei nomi, delle idee e via dicendo, che siano portate il più possibile unitariamente in un gruppo che per statuto, Alberto, non può essere, cioè noi non siamo la sezione abruzzese degli arrivati italiani, perché lo statuto delle idee non prevede le sezioni locali. Tutto scambia? Assolutamente si cambia. Ti ricordo che la CGL è organizzata in un stesso modo, soltanto che lì il federalismo è forte e se tu non paghi il contributo alla nazionale, cioè il contributo, l'incassi locale e poi lo giri al nazionale,
così facendo si crea una struttura che è fortemente coesa. Queste strutture come la nostra servono soltanto a permetterci di fare sul territorio e poi, se possibile, di catalizzare dei concetti da portare, riportare al centro. Per essere un intervento non organizzato,